Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Sicuramente vi aspettavate un video di qualifiche libere o non so, comunque relative allo scorso weekend di gara. Purtroppo non è così, perché se mi seguite su Instagram sicuramente avrete letto che lo scorso weekend la gara è stata annullata. Purtroppo non si può attribuire appunto una colpa a qualcuno, perché non si sa, o meglio, noi non sappiamo di chi sia stata la colpa dell'evento che è saltato. Ad ogni modo, se non mi seguite su Instagram, qui sotto nella descrizione troverete il link per andare direttamente sul mio profilo Instagram. Se non mi seguite qui su YouTube, potete cliccare in basso a destra nella schermata semplicemente facendo clic sul tasto iscriviti. Detto ciò, io passerei al contenuto del video. Quante volte avete pensato quanto costa un'auto da Formula 1? Bella domanda. Oggi sto facendo questo video per provare almeno a rispondervi. Non è detto che la risposta sia sicura all'interno del mio video, però proveremo a fare insieme qualche calcolo. Bene, andiamo a vedere. Se per l'appunto vi siete posti questa domanda più volte, adesso proveremo a rispondere insieme. Troviamo come fattore fondamentale della vettura l'impianto frenante, che nelle vetture appunto 2019 è fornito da Brembo. Soltanto questo gruppo frenante ha circa il valore di 150.000 euro. Passiamo all'aerodinamica. Per quanto riguarda l'aerodinamica, troviamo un 150.000 euro per l'ala anteriore, circa 75.000 euro per l'ala posteriore, e per le vetture che dallo scorso anno sono in Formula 1 si ha l'obbligo del sistema Halo, che non è altro che una protezione per la testa del pilota. Questo sistema ha un costo di circa 15.000 euro. Poi passiamo alle gomme. Per quanto riguarda le gomme, hanno circa un costo di 600 euro cada una, e per quanto riguarda i cerchi sono circa intorno ai 20.000 euro ogni set di cerchi. Il sedile è una parte fondamentale di questa vettura, questo sedile ha un costo di 1 milione di euro. Il volante è un'altra parte fondamentale della vettura e ha un costo non indifferente. Infatti siamo all'incirca sui 60-65 mila euro soltanto il volante senza gestione software. Infatti a questo va secondato un programma di software che ha il costo di 75 mila euro, che permette di gestire la telemetria e tutto quello che ne riguarda il collegamento con il box. Passiamo adesso al motore. Il motore ha un valore di circa 3,5 milioni di euro, però escluso il gearbox, quindi questo viene circa 450.000 euro, ed escluse le marmitte, che sono all'incirca di 170.000 euro. Facendo appunto una stima approssimativa di questi costi che vi ho appena linkato, arriviamo ad un totale di 6 milioni e mezzo di euro. Praticamente è un'ottima auto per andare a fare la spesa. Se ad ogni modo vi state chiedendo che cos'è questo triplo schermo qui alle mie spalle, non vi preoccupate perché ancora è tutto provvisorio. Se tutto va come deve, e tutto dovrebbe andare come deve perché oggi ho avuto una bella telefonata, prossima settimana uscirà un video sensazionale dove vi presenterò una cosa fantastica. Comunque, detto ciò, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un bel like qui sotto e fatemi sapere se vi interessa il fattore Formula 1, perché magari potremmo approfondire un po' di più tutta la questione, potremmo andare ad analizzare, magari fare delle analisi più approfondite delle gare, quindi chissà, fatemi sapere appunto nei commenti che cosa ne pensate. Detto ciò ragazzi, io vi lascio e buon proseguimento!